Buongiorno a tutti, ci rivediamo insomma dopo un'intensa mattinata di suggestioni e di ragionamenti e quindi io, come dire, come rappresentante dell'istituzione cercherò di portare invece le buone pratiche che cerchiamo di instaurare rispetto al discorso della collaborazione. Quando sono stata invitata al convegno mi sono domandata appunto noi come istituzione cosa facciamo per questo. Più o meno centrato diciamo l'attenzione su quattro ambiti che stiamo affrontando. Noi ci occupiamo dell'anagrafe regionale e nazionale delle biblioteche, ci occupiamo del polo SBN Campania, promuoviamo sistemi museali regionali e siamo all'interno di un ragionamento del sistema museale nazionale. Quindi molto velocemente volevo illustrarvi questo tipo di attività che noi, in cui noi crediamo molto, perché sono quelle attività che ci consentono di stare con altre istituzioni e all'interno sul territorio. Allora, l'anagrafe, molti di voi la conoscono perché noi mandiamo questo questionario, ne parlavamo prima, dentro, mandiamo questo questionario ogni anno per aggiornare l'anagrafe delle biblioteche. Questo ci consente di avere una parzialissima mappatura delle biblioteche esistenti. Non tutti partecipano, per vari motivi. Uno dei motivi è stato già affrontato questa mattina e sembra essere uno dei motivi veramente più gravi, è la mancanza molto spesso proprio di personale all'interno di, delle biblioteche private e pubbliche. Allora, l'anagrafe delle biblioteche italiane appunto contiene una serie di informazioni, per cui noi sappiamo dalla planimetria al numero di volumi, sappiamo una serie di cose che poi servono a comprendere meglio questa realtà molto variegata sul territorio. Abbiamo un punto di orgoglio che abbiamo voluto mettere, e cioè noi siamo l'unica regione che ha fatto appunto con l'Istituto Centrale per il Catalogo Unico, quindi con l'ICCU, ha fatto una convenzione, un accordo per il quale accordo noi inviamo i dati a livello nazionale. Quindi siamo l'unica regione che detiene un database regionale. E questo database regionale è quello validato per trasferire i dati a livello nazionale. Spiego velocemente, ma voi siete tutti addetti ai lavori, lo sapete, però qualcuno non partecipa, quindi noi lo diciamo volentieri. Allora, noi in generale a inizio di ogni anno predisponiamo il questionario annuale della dilazione anagrafica, delle linee guida, sono più o meno sempre le stesse, però come dire, possono avere appunto dei cambiamenti, e anche una circolare per come si deve compilare il questionario. Poi aspettiamo, diamo una data che in genere è intorno al 30 marzo, perché sappiate che per avere accesso ai contributi che noi mettiamo a bando bisogna aver partecipato appunto all'anagrafe, e quindi entro più o meno il 30 marzo noi diamo la scadenza, riceviamo questi questionari e si esaminano e vengono archiviati in un database, questo naturalmente tutto l'anno perché sono tantissimi, e quindi c'è un aggiornamento del database regionale e poi condividiamo questi dati con l'anagrafe nazionale delle biblioteche gestita appunto dall'ICCU. Questo per darvi invece poi dei dati statistici. Noi abbiamo più o meno circa 1.375 biblioteche. Questo dato già fa saltare, come dire, fa rilevare l'immenso patrimonio che possediamo. Ne abbiamo 654 nelle province di Napoli, 149 nella provincia di Caserta, 113 Benevento, 173 Avellino, 286 nella provincia di Salerno. E quindi per ogni 100.000 abitanti noi abbiamo ad Avellino 40, Benevento 40,
Caserta 16, Napoli 21, Salerno 25, quindi in totale 19 biblioteche in media, 19 biblioteche per ogni 100 abitanti. Abbiamo, ci comunicano insomma, il patrimonio. Il patrimonio è immenso, l'abbiamo detto. Il soprintendente Capone stamattina ha detto che lui scopre di volta in volta sempre nuove chicche. E quello è un mestiere, tra virgolette, che ho fatto pure io fino al 2015, perché fino al 2015 ero io soprintendente ai beni culturali, ai beni librari, e poi prima che fosse accentrato. E quindi andavamo appunto a vedere questo patrimonio immenso. Vabbè, e qui potete vedere un poco appunto i dati. Oltre all'anagrafe, noi ragioniamo, diciamo, in un'ottica di collaborazione, ma collaborazione anche legata naturalmente a reti e a sistemi, nel polo SBN Campania. Questo polo è stato istituito insomma nel 2004, ma voi sapete la regione ha due enti, alla giunta regionale e il consiglio regionale, non è come i comuni dove le due cose insomma fanno parte dello stesso ente, noi siamo proprio due enti diversi. Quando è stato istituito faceva parte del consiglio regionale, invece abbiamo portato il coordinamento del polo alla giunta regionale nel 2014 e quindi da allora la UOD che io dirigo ha coordinato praticamente questo polo. Al polo si aderisce, si fa una richiesta di adesione e si fa una specie di contratto, perché se si è nel polo bisogna fare una serie di cose. Abbiamo una società che ci aiuta per l'assistenza alle biblioteche e abbiamo visto crescere in maniera esponenziale il numero di biblioteche che adesso partecipano al Polo CAM. In tutto ad oggi sono poco più di 200, divisi appunto 78 nella provincia di Napoli, 29 Caserta, 16 Benevento, 13 Avellino, 70 nella provincia di Salerno. E quanto abbiamo fatto catalogare nel polo SBN? Diciamo che l'anno scorso erano circa 948.000 unità. Che cosa facciamo nel polo SBN? Naturalmente c'è un coordinamento delle procedure di catalogazione, la cura della banca dati, l'implementazione del catalogo nazionale e regionale online, l'assistenza tecnica e biblioteconomica delle biblioteche partecipanti. Naturalmente tutto questo dall'anagrafe, dal polo, ci fa comprendere che le sfide del mondo delle biblioteche sono enormi. Sono sfide che non ci devono scoraggiare, sono sfide che possiamo raccogliere e bisogna sicuramente catalogare, è la prima cosa, perché il patrimonio è immenso e spesso è poco conosciuto e quindi la catalogazione è una delle attività più importanti. Dovrebbero essere potenziati i servizi all'utenza, allargare anche la sperimentazione appunto della digitalizzazione del patrimonio, confrontarsi con tutta la realtà del web semantico, su questo è inutile dire che voi siete i maestri di questa situazione e quindi valorizzare, però la cosa che mi interessa, su cui mi interessa focalizzarmi è valorizzare la professionalità bibliotecaria anche attraverso la formazione. Noi ci stiamo provando. Stiamo provando come istituzione a rispondere a quelle esigenze che avete focalizzato stamattina. Non è che vi possiamo far assumere altro personale, ma possiamo in qualche maniera cercare di aggiornare quello esistente o aggiornare qualcheduno che, pur non essendo bibliotecario, si adatta in quel momento a fare la catalogazione. E stamattina, per esempio, è partita la seconda edizione di un corso che abbiamo proposto l'anno scorso. Le edizioni che abbiamo fatto in tutto sono 5. Sono 5 edizioni erogate, già erogate da novembre 2020 a maggio 2021, con 63 biblioteche che hanno aderito e abbiamo formato ad oggi 125 addetti.
non sarà proprio una cosa enorme, però tutto sommato cerchiamo di fare il nostro. E stamattina c'è stata, no, c'è stato l'input di creare un corso proprio di catalogazione. Questo secondo noi, dai nostri dati, è una cosa fondamentale, una cosa molto importante. Gli argomenti li vedete, li conoscete meglio di me, e abbiamo cercato di dare un taglio estremamente pratico, perché come regione di fatto noi abbiamo questa esigenza, però è chiaro che un ragionamento, come dire, filosofico a monte sulla catalogazione sarebbe utile, quindi l'università potrebbe benissimo cercare di avere un corso di laurea, noi poi facciamo altro, facciamo aggiornamento e pratica. Come si può aderire al Polo CAM? Vabbè, c'è un'istanza che viene presentata appunto all'unità operativa che io dirigo e che verifica le caratteristiche, dispone l'ammissione, bisogna specificare il posseduto librario, la disponibilità di personale qualificato, diventa un po' più complicato, e va dichiarato l'impegno a catalogare secondo le regole appunto di SBN. Questi sono, diciamo, i due esempi che abbiamo voluto portarvi per quanto riguarda il mondo delle biblioteche. Per quanto riguarda invece il mondo dei musei, stiamo cercando di promuovere il più possibile i sistemi museali. Le sfide sono forti, sono tante, sono importanti. Da soli non si va da nessuna parte. C'è una cultura molto individualista, ma bisogna cercare di superarla, razionalizzare le risorse e proiettarsi nel futuro. Abbiamo una legge regionale, la legge 12 del 2005, che spinge il territorio a fare rete con il sistema museale regionale. Un sistema museale regionale che ha due ambiti, ha un ambito tematico e un ambito invece territoriale. È stato accennato in mattinata, per esempio, alla rete del mare. Noi stiamo promuovendo moltissimo in una città che sembra non bagnata quasi dal mare, noi stiamo promuovendo la rete del mare, cioè la rete di tutti i musei che si occupano dell'argomento, quindi una rete tematica più che territoriale. L'aggregazione è faticosa, molto faticosa. Quindi l'istituzione fa quello che deve fare, nel senso che propone, raccoglie e molto spesso riconosce, perché l'unico sistema territoriale riconosciuto in Regione Campania invece è il sistema territoriale Terra di Lavoro, una serie di musei territoriali che hanno messo a sistema una serie di risorse, visto che sono poche, e hanno costituito un brand comunicativo, che è una cosa molto importante, e si sono proposti come soggetto per interloquire con gli altri. E tutto sommato la cosa sta andando abbastanza bene. Qui va bene, in effetti in questa slide avevamo insomma detto un po' la burocrazia che c'è alle spalle per poter essere riconosciuti come sistema museale. Noi abbiamo un sistema per i musei proprio di riconoscimento regionale che è legato appunto a degli standard qualitativi, per cui riconosciamo delle collezioni, quindi i musei a livello regionale, se superano una serie di standard che sono fissati appunto dalla legge e dal regolamento. Sono circa 114 musei divisi appunto, ma questo forse 114 sono aumentati un po', no, sono questi, gli ultimi due sono aumentati, forse 116, e sono distribuiti, come vedete, sono 30 Avellino, 5 Benevento, 12 Caserta, 35 Napoli, 32 Salerno, e qua Avellino insomma, ha fatto il botto, per un totale appunto di 114, essere riconosciuti dà la possibilità di poter partecipare poi a un sostegno di tipo economico, per cui quando noi facciamo i bandi questa è una condizione sine qua non per poter partecipare.
per quanto riguarda appunto il sistema museale, appunto ci sono queste leggi e questi regolamenti, e poi ci sono i piani triennali che stabiliscono appunto dei requisiti. Però è importante il sistema museale perché rappresenta un modello organizzativo che è a legame debole, per cui noi riconosciamo i musei che si vogliono aggregare e che vogliono autonomamente trovare una modalità di convivenza. Cioè la Regione non ha una struttura rigida rispetto a come creare il sistema museale, ma deve essere una volontà reale di stare assieme, bisogna vedere un'opportunità, perché tanto abbiamo visto che molto spesso cose calate dall'alto poi non sono efficaci, e quindi però insomma adesso è abbastanza complicato anche il sistema a legame debole, ovviamente, perché stare insieme, organizzarsi. Su questo il digitale, cioè oppure internet, insomma le piattaforme ci possono aiutare. Fisicamente ci si può vedere in un'altra, non ci si vede, per cui ci si vede virtualmente, e forse alcune decisioni si riescono oggi a prendere meglio rispetto a prima, però insomma è sempre abbastanza complicato. Queste due esperienze positive, appunto, che vi dicevo, potete andarle a vedere questi siti, perché sono dei tentativi appunto di mettere a sistema, visto la scarsità di risorse. È una buona pratica di cui bisogna tener conto. Questo l'abbiamo detto, la tipologia. Naturalmente nel sistema museale, questo è una cosa insomma importante, il passo successivo è che il sistema museale non comprende soltanto i musei, il sistema museale comprende pure le biblioteche e comprende i luoghi della cultura e può comprendere i parchi. Cioè il sistema museale diventa una modalità, per cui un principio di aggregazione che si estende ad altre strutture. Noi speriamo che questo si riesca a compiere, però anche lì ci vogliono poi delle competenze. Non è che ci si mette insieme davanti a un tavolo e si ragiona. Ci vogliono delle competenze proprio sul sistema reti, sulla condivisione, sulle scelte. E ci sono, bisogna, come dire, acquisirle e bisogna utilizzarle. E poi per ultimo vi volevo parlare del sistema museale nazionale, che nasce diciamo relativamente da poco, dal 2017 se non sbaglio, 18, su impulso diciamo dell'allora MIBACT, oggi MIC,